Non è mai riuscito a togliere tutti questi lenti, sono troppo alti e io sono proprio piccina. Ah, tranquilla, Violet, non è un problema. Dai, vado via che devo ritornare adesso a casa. Cosa c'è? Io dovevo parlarti di una cosa, a dire il vero. Si tratta dell'altra volta, Sbri, di quando ci siamo baciati io e tu. No, in realtà è stato solamente un errore, Violet. Nulla di che, ho sbagliato. Tranquilla, mi dispiace tantissimo. Quello che ho fatto è imperdonabile, lo so. Cosa? Che sciocco che sei. Non ti preoccupare, so che adesso ti piaccio di più di Zoe. Potremmo farci altri bacini, se ti fa piacere. Questo video è sponsorizzato da Honkai Star Rail, un nuovo RPG fantascientifico multipiattaforma sviluppato da HoYoverse, gli stessi creatori di Genshin Impact. È completamente gratis e può essere giocato su PC, PS5 e dispositivi mobili. Il gioco è in continuo aggiornamento, difatti è stato scaricato da oltre 80 milioni di persone nei primi 6 mesi. Una delle cose più fighe è l'opportunità di giocare gratuitamente con un sacco di personaggi stra mega caratterizzati e con dei poteri fuori dal normale. E proprio nell'aggiornamento 1.5 avrai l'opportunità di esplorare nuove mappe in questo semi open world sempre più ricco. La grande notizia è che due dei nuovi personaggi da 5 stelle, Wowo e Argenti, saranno finalmente giocabili. E non solo loro, ma anche Anya, un personaggio da 4 stelle, sarà disponibile. Wowo è una ragazza carinissima con una coda molto vivace che sarà disponibile dal 15 novembre al 5 dicembre. Invece dal 6 al 25 dicembre avremo la possibilità di giocare Argenti, un vero gentiluomo fortissimo nel combattimento. E questo è solo l'inizio. Con l'aggiornamento 1.5 vi aspettano nuove missioni emozionanti come le missioni di caccia ai fantasmi. Che aspetti? Prendi il cellulare e scaricalo dal link in descrizione. Se inserite il codice di riscatto in sovrimpressione otterrete 50 Stellar Jade. Ringrazio HoYoverse per lo sponsor di questo video e continuiamo con il resto. Cosa? No, hai preso un granchio, Violet, hai preso un granchio incredibile. Sciabolette. No. No, Violet, hai preso un granchio gigante, Violet. Sciabolette. Oh mio Dio, una pazza. Ok. Cosa? Ma quello è... Aspettate, ma quello è... È l'ex di Zoe. Che sta facendo? Eh? Ehi! Ma no, aspetta. Ma ha fatto esplodere la mia macchina! Ma che cosa? Oh, Zoe, ciao. Cosa è successo qua? Ah, no, niente, ho fatto esplodere la macchina di quel falledo. Beh, possiamo andarcene adesso, finalmente, che l'hai lasciato? Che cosa ha lasciato? Ah, no, ma tu non lo sai. No, era semplicemente un... Cioè, cosa? Non ero io, era per colpa di un virus alieno. Cioè, era un insetto alieno che mi aveva fatto perdere la testa. Non è così. Sì, certo, dai, come no, dai, andiamo. Sì, le solite cavolate da alieni. Ma non esistono gli alieni. No, sono seria, veramente è successo così. E quindi siamo a posto, io e Spreezer. Sto con Spreezer, sono felice con lui. Con cavolo, tu non puoi stare con quel fredo. Non te la posso permettere, no. Che cosa? Perché no, dovresti... quel fredo, con lui non ci puoi stare. Tu devi stare solo con me, non con quel... Solo... Vostro. Sì, esatto. Ma noi siamo passati avanti, ci siamo lasciati già un sacco di tempo fa. Io non voglio più stare con te. Cosa? Oh no. Dici sul serio? Cosa? Va bene. Vieni qui adesso. Oh no. Dai, andiamo. Che cosa stai facendo? Io te l'ho già detto, mi devi lasciare in pace. No, ma che sta facendo a Zoe? Qua giù adesso. Ora, no, dai, per qui, favore, adesso barrico casa. Così quel fallito non entra neanche. Sta barricando casa. Cosa? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quel maledetto. Cosa? No. Oh no, sta barricando casa. Oh, sciabolette, sta praticamente riempiendo tutte quante le porte. Oh, sciabolette, no. Non posso neanche passare di là di sotto. Oh no, no. Cavoli, come faccio? Cosa devo fare? Ha pure barricato il balcone. Oh, sciabolette. Oh no. Devo fare qualcosa. Nessuno mi vede. Noob, che ci fai qua? Ah, ciao, Spreezer. Praticamente stavo guardando tutta la scena
Dub, mi serve il tuo travestimento? Come faccio a diventare come te? Personale! No, ti prego, dimmelo, Noob! C'è Zoe, che praticamente è messa malissimo, ti prego! Tranquillo, ti do una mano! Ragazzi, in questo momento lasciate like per trasformare Sbrisa come me! Ok, ragazzi, avete capito? Lasciate like, così che divento come Noob, forza! Ecco, state lasciando like, 3, 2, 1... Ah! Wow, ha funzionato, Noob! T'ho detto, Sbrisa, adesso mi raccomando, stai attento! Ok, grazie. Allora, andiamo a vedere meglio cosa sta accadendo, ragazzi, più da vicino. Oh mio Dio, non posso spaccare casa mia, è protetta, sciabolette, come cavolo faccio? Oh no, ha barricato pure qua. Oh no, guardate, povera Zoe. Se solo potessi prendere il telefono e chiamare Sbrisar. Che cosa vuoi fare, te? Ah? A chi io... vorresti chiamare, scusa? Io? Eh? Io devo chiamare... Nessuno, cioè... A nessuno, eh? Prendi in giro. No, io... Volevi chiamare Sbrisar davvero? No. E poi tornerà prima o poi. Sì, certo. Senti, adesso devo rinfrescare un po' la mente. Vieni qua. Che cosa? No, che cosa stai cercando di fare? Adesso andiamo in bagno. Dove mi stai portando? Andiamo in bagno. Oh, no. No, che sta facendo quel maniaco? Vai qua. Doccia. Aspetta, che devo rinfrescare la testa. Oh, è il momento di una doccia fredda. Chi volevi chiamare, scusa? Chi volevi chiamare? Lasciami in pace, è troppo fredda. Non ce la faccio. Scusa, è troppo fredda. Allora, la metto calda, tranquilla. Caldissimo, sto bruciando. Oh, sì, certo. Svegli l'acqua. Devo fare qualcosa. Lasciamo letto. Devo trovare un modo per entrare in casa mia. Ma come? Sciavolette, sono nella casa, sono nella cacca. Oh, ma che mezzo ho fatto stamattina? Hey, Lox! Le spoglie si muovono. Parlano. Sono io, Sbrisar, sono io. Meno male, stavo pensando di essere impazzito. Pare che le sue spoglie parlano. Ma che dai, stai Lox, facendo? Devi darmi una mano, Lox. Aspetta un attimo. Ok, senti, devi darmi una mano, ok? Devo entrare dentro casa mia. C'hai un modo per, non lo so, fare breccia da qualche parte? Ovvio che ho sempre un modo per fare breccia nelle pareti dei miei amici. Vieni, entri. Ok, bene. Sciabolette, mi deve dare una mano. Zoe è praticamente nei casini. Ok, dove? Ecco, sopra questa casa, okay, è gigante. Ok, eccomi. Allora, quello che ti sto per dare, diciamo, non è molto legale. Quindi, in qualsiasi caso, io e te non ci siamo mai visti, non ci siamo mai parlati. Okay. E tu non mi conosci. Va bene, allora, ok. Questa è legale. Ok. Questo un po' meno. Che cacchio è? Ma che cos'è? È un lanciarazzi! Aspetta, fammelo testare quando subito di suite. Non lo testare, sei pazzo, muori anche tu. Ok, va bene. Che devo fare? Ho visto la scena. Dovresti giusto, vedi che stanno lì, no? Tu tiri una bella razzata sull'angolo della tua casa, così eviti pure di fare troppo casino. E poi ti lanci con il rampino. Devo spaccare casa mia con un lanciarazzi! Se vuoi che quel tipo continui a molestare la tua ragazza. Hai ragione. Ok, proviamoci. 3, 2, 1. Buona fortuna. Ok. Sono qua. Vieni qua. No, lasciala stare. No, oddio. No, tranquilla, Zoe. Arrivo, Zoe. Sciabolette. No. Lasciala stare. Prendimi, prego. Cacchio. Non ho le chiavi della moto né della macchina di Zoe. Oh mio Dio. Devo correre. Dove cavolo lo sta portando? Stanno andando in spiaggia. Dai, sbrigatevi, gambette, sbrigatevi. Sciabolette, no. Zoe, cavolo. Devo usare il rampino, non ho neanche cibo. Eccomi qua. Vieni qua. No! Zoe! Tranquilla! Oh cavolo! Oh no, dove sono andati? Devo ritornare indietro! Oh cavolo! Ok, dove sono? Cosa? Poliziotti!
Poliziotto! Poliziotto! Non c'è un rapimento? Dove cavolo sono andati a finire? Sono lì in fondo, il rapimento! No, io sto mangiando la ciambella. La ciambella? Cosa? Oh, no. Dove sono andati? Eccoli! Dove stanno andando? Stanno andando dentro la piscina! Oh, no, devo raggiungerla! Cavolo, non ho più cibo! Aspetta, quella aveva delle ciambelle! Ciambelle! Signore! No, ormai devo sbrigarmi. Magari dentro quella cesta trovo qualcosa. Ok. Ecco fatto. Ok. Dai, mangia. Ah, oh, meno male, ci stavano pure qua dentro le cacchio di... Ah, non importa. Ok. Oh, ehi! Oh, eccolo. Cosa? Era già tutto quanto calcolato. Cosa? Dovevo aspettarmi che stessi venuto a rompermi le scatole come al solito. No, tu non ci voglio credere. Esatto. Io tanto c'ho questo e adesso lo sfrutterò. Vieni qua, te lo lancio. Cacchio. No, sono caduto di nuovo, sono un idiota, Gesù santo. Dov'è il mio rampino? Fesso. No. Sono tutto io. Cosa? Mi aspetto se sei venuto qui a rompermi le scatole perché... Cioè, no, era ovvio, cioè, tu che ti rimetti insieme a Zoe, ma intanto si sa che lei non ti si fila di pezzo, lo fa solo per il tuo bene. E quando sa che vuole solo stare con me, non con te, perché tu, sei inutile, non servi a nulla, né alla società, né a lei, neanche a me. Tu sei tutto scemo! Ma secondo te lei vuole stare con te? Lei aveva un alieno dentro la testa la scorsa volta che l'ho salvata dalle tue grinfie. E aveva tutta quanta la testa bacata. No, ma che l'alieno? Se sono manco visti su Marte. Ma era un qualcosa che è uscito da lei. Lei non è. Non ti vuole più, non puoi costringerla adesso. Sono passati tanti anni, non ti voglio più. Infatti, senti che cosa dice. Cioè, tu stai. Tu stai trasgredendo tra l'altro la legge perché stai rapendo una persona. Ma ci rendiamo conto di che cavolo stai facendo? Allora, prendi un po', voglio prendere un po' la mira. Se no non è divertente se ti colpisco subito. Perché c'hai un diamante in mano? Che cos'è che fa quel diamante? Cosa? Fermalo! Oh mio Dio. Ok, vuoi giocare? Vuoi giocare? Vedi che sono stra mega atletico. Non riuscirai mai a prendermi. Maledizione, quanto è difficile. Non mi prendi! Non mi prendi, smettila. Ma devo semplice. Vieni qua! Cosa? No! No! Oh no! Così impari. Dove cavolo sei entrata te? Ma che fai, Zoe? Dai! Ma che cosa? Vattene via! Hai rotto le scatole! Ma stai scherzando? Stai scherzando? Fai sul serio? Se vedo questo scorpio! Sto facendo sul serio! Io lo amo! Adesso vattene via! Zoe, sappi che ti ho sempre amato. No, Spiri, ce la puoi fare. È scappato, cavoli. Oh no, Spiri, ti devo portare in ospedale. Dai, resisti. Devo fare pressione sulla ferita. Devo chiamare qualcuno. Pronto un'ambulanza, subito alla piscina. Sì, subito, vieni. Veloci, sbrigatevi. La sparatoria, sì. Devo premere sulla ferita. Ok. Dai, su. Resisti, Spri. Non agitarti, ok? Respira. Enzo. This is arretata. Che succede qua? L'ambulanza è aspettate, l'ambulanza è arrivata. Cos'è successo qua? Dottore, faccio qualcosa. Oh, cavolo. Cioè, il mio ex, diciamo che è stato un pochino geloso, un pochino tanto, è andato fuori di testa e gli ha sparato oltre a aver preso in ostaggio. Servirà una descrizione di questo ex, signorina. Lo faranno arrestare e sbattere in gattabuia. Sì. Fortunatamente non ha preso organi vitali, quindi noi possiamo caricarlo e levare subito il proiettile. Però tranquilla, starà bene. Veramente, entro quanto? Sì. Sicuramente dovrà passare la notte in ospedale. Oh no, posso venire anch'io, per favore? Sì, dopo l'intervento, magari. Prego, vi scortiamo in ospedale. Ci portiamo. Lei resisti.